Il signor Giuseppe Cavarretta di Petilia Policastro, dopo 32 anni di servizio all'ASP di Mesoraca, pensionato d'ufficio per malattia grave, dal 2010 malato oncologico con sentenza della Cassazione, in un primo momento si è visto accordato l'indennità di accompagnamento, mentre dopo circa 8 mesi, senza alcun preavviso, gli è stata revocata l'indennità con previo rimborso delle somme ricevute. Signor Cavarretta, qual è il suo stato d'animo? Prima cosa ringrazio Telediogene per l'invito che hai accettato. Io principalmente sono umiliato e mortificato. Mi vergogno di essere cittadino italiano e di non andare più a votare, nemmeno se mio figlio si candidasse a sindaco. Perché io ho avuto un dramma come c'erano migliaia di persone. Perché io lavoro da 32 anni all'ASPE, sono un malato oncologico, sono 2 anni che faccio la scuola Monza Catanzaro. Fino adesso ho fatto 27 cicli chemioterapici. All'improvviso mi arriva una lettera che mi hanno revocato l'indennità che è prevista per legge come sentenza di Cassazione e senza motivo. Almeno visitatemi, ieri eri malato, oggi sei guarito. Qui in Italia gente ammalata li mettono da parte, gente guarita che hanno le possibilità di avere dei santi vanno avanti e mi rendo veramente mortificato. Io ho l'articolo 48, lo 048 come farmaci, che sono ammalato da un po' di farmaci. Dopo ciò c'è l'articolo 3 della legge 104 che significa che sono ammalato. Quello che sto facendo io non lo nemmeno mi piace un nemico, perché è una sofferenza mia personale per la famiglia, perché io sono 2 anni che non dormo e nemmeno mangio. Quella era un'indennità di sostegno, le spese di Catanzaro, le spese di medicina, perché la farmacia è sempre il panificio, tutti i giorni vado al panificio, invece vado in farmacia, non vado in panificio. E questo qui, ho fatto questo invito per segnalare che ci sono noi, io solo, ci sono migliaia di persone come me, e non è giusto subire queste cose. Dopo gente che ha lavorato una vita, sono queste situazioni dolorose, e a nessun nemico avrei, perché sono un grande cattolico. Signor Cavarretta, senta, mi scusi, allora diciamo che lei viene revocata questa indennità dopo 8 mesi Dopo 8 mesi senza motivo, da settembre. e in più la beffa anche, diciamo, che deve tornare indietro quello che ha Sì, ricevuto. almeno saprei il motivo, che la commissione nominativi, se questo non mi è arrivato nemmeno. Ho parlato col sindacato, mi dice che adesso ti arriva il verbale per sapere. Sono ottobre, novembre, dicembre, siamo ad aprile, dopodomani, e io non so niente. So solo che c'è la revoca e devo restituire i soldi. E non va bene questo. Perché questo è un piccolissimo aiuto, non è che sono soldi che faccio comprare i palazzi, villini, sono soldi che nemmeno per i farmaci abbassano, perché ci sono dei farmaci che ogni settimana spendo 70 euro, e come devo fare io? Signor Giuseppe, diciamo che lei, da quello che io ho appurato e visto, diciamo che è un malato serio, ecco, insomma, per cui diciamo che questa indennità le serviva giusto a sopperire a quelle che sono le Ma non lo spese di dico, lo base. dice la legge, non lo dico io sono stato 20 anni a scuola, non lo dice la Cassazione questa. Coloro i quali, lo ripeto di nuovo, sono chemioterapeutici, che facciamo la chemioterapia con grandi sacrifici, sia a livello fisico sia a livello finanziario, e sia è mondializzato, tocca per legge, non è uno stipendio, è un piccolo aiuto. Ogni volta che vado a casa ci voglio 150 euro. Per cui lei diciamo che ha bisogno sempre di una persona accanto. Sempre, non posso guidare io. La che mi, uno che non lo sa, uno che ci vive, lo sa, una persona a me, uno che è all'esterno, non capisce che significa fare, si va la mattina alle 6 e si entra alle 6 di sera, uno non lo sa all'esterno, uno che è all'interno lo sa, se i Bene, familiari. a questo punto che facciamo? Mandiamo un messaggio a chi? È un messaggio, io chiederei al dottor Mazzotta, che è il procuratore della Repubblica di Crotone, di fare delle indagini in questo modo, perché è una persona umana, è un padre di famiglia, io lo seguo molto quando era a Lamezia, io siccome sono un appassionato della stampa, che da quando avevo 9 anni,
seguo tutta la stampa nazionale e internazionale. Io, il dottor Mazzocca, che è una, di fare queste indagini per vedere ai ciechi, toccano tutto, quelli che vedono danno tutto, non lo so, io santo non ne ho in paradiso, se avrei santi non chiamerei te, santo non ne ho, io ho solo una famiglia e due figli.